Grazie.
senza entrare in minuti e polemiche, vogliamo lodarti e ringraziarti in ogni situazione, per ogni parlamentare della nostra Repubblica, per tutto il popolo italiano e la nazione. Amen. Potenza che vediamo in questo momento manovrare le nostre storie e la storia.
questo momento, se ti metti a guardare soprattutto sui social, sembra un collettivo di guerra. Ed è quello che è incredibile, che chi si scambia non sono i più grandi, che ci vedono. Ed è questa la cosa brutta, che alla fine in questo momento invece di testimoniare, di restare saldi, fermi nel Signore, qualsiasi cosa accade, noi testimoniamo un popolo che subito va agitato e che crede di aiutare le sue cose sempre con le sue parole. E veramente che il Signore ci dia di essere buoni testimoni in questo momento. Amen. Cosa deve accadere nella
mille anni di là. Quindi anche se i nostri pensieri, che possono essere anche alti, illuminati dallo Spirito, e gloria a Dio per questo, ma non potranno mai essere più alti dei pensieri di Dio, dei presupposti di Dio per la nostra storia, dei sogni che ha Lui per noi, dei desideri che Lui ha per noi, perché Lui non è solo Dio, Lui è papà, è un papà che ama e ci ama in un modo straordinario ed incredibile, e non è meraviglioso questo. E questa sera noi proprio chiediamo allo Spirito Santo, perché sono sicura che tante situazioni che sono bloccate si sbloccheranno, e anzi dovremo dichiarare nel nome di Gesù proprio, perché lo Spirito Santo ci illumina e ci fa capire davvero dove noi ci stiamo mettendo davanti, quando c'è un tappo che un fiume non può scorrere, una pietra davanti e questo fiume non può scorrere. Ma la parte più bella è questa qua. Perché dopo che c'è stata la pesca miracolosa, lui prosegue: non temere, d'ora in poi tu sarai il pescatore di uomini. Guardate l'opera di Dio. E quando lui ci fa entrare in questa dinamica, ci apre proprio alla sua grandezza, al suo sguardo enorme. Questo sguardo che non è solo quello che dice te, Cristina, te, Enrico, te, Giovanni, ma da questa benedizione, cioè questa diventa un nuovo start, un nuovo inizio, un nuovo punto di partenza, perché da lì si apre una benedizione ancora più grande, ancora più incontrollabile, perché parla a pescatori di uomini, tutte quelle anime che ci sono da fuori e che il Signore vuole andare a recuperare. Amen. E lo stesso anche a noi, lo stesso cuore, perché nessun fratello resta senza quell'amore grande di Dio, non solo perché Lui lo benedice, perché Lui gli dà tutto ciò che ha bisogno, ma perché Lui lo ama e Lui c'è e sarà con Lui sempre, come è con noi. E questa certezza di camminare anche in una valle oscura davvero non crea in noi alcun timore, alcuno scoraggiamento, perché davvero conosce quel Dio che lo accompagna passo per passo fino a raggiungere la meta. Amen. Ma non è straordinario questo Signore, che non solo dà, ma ci mette nella condizione di essere un movimento in tutto questo dare. È bellissimo. Cioè, vedete subito come il Signore, nel suo smisuratamente, al di là non ha solo benedetto loro con questa pesca della cosa, ma attraverso questa cosa li ha portati ad essere una fonte di benedizione. Chi crede in me? Io credo che quest'anno è davvero un anno di, lo posso chiamare l'anno della maturità? Ci possiamo prendere la responsabilità di dire l'anno di maturità della fede? Amen. Davvero vogliamo crescere non solo in ciò che riceviamo, ma in ciò che siamo, per poter essere quel pane, date voi stessi da mangiare. Quel pane che si fa mangiare, questo è il Signore, se mi dico anche un po' fisicamente, va bene lo stesso, gloria del Signore, però date voi stessi da mangiare, possiamo essere pronti di entrare nella dinamica della benedizione. In Lui siete già stati benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli. Noi non dobbiamo avere la benedizione, avere la testa per la cosa, dobbiamo dobbiamo entrare e prendercela, e siccome la chiave è stata data a noi, questa chiave deve essere consegnata, perché non possa essere davvero un fiume straordinario che si riversa e cambia le sorti di questa chiave. Cambia le sorti di questo mondo, io lo credo. Io lo credo, non lo dico solo, lo credo proprio profondamente nella mia anima, e davvero quando sento questi discorsi così pessimistici, non è che mi viene rabbia, anzi, grazie a Dio mi accendono ancora di più per restare ferma, salda. Poi stasera una persona mi ha mandato un messaggio poco prima che uscissi di casa e mi dice: in questo momento, sai, sono molto confusa, eccetera, e il Signore mi sta dicendo di restare ferma, perché dice: vorrei fare questo per fare questa cosa, fare questo per fare questa cosa, restare, ma non capisco cosa vuol dire. Sulla roccia,
Lui è quella roccia, davvero, che se arriva qualsiasi tempesta, qualcuno l'ha detto prima, era per il mio amico, è una tempesta, questa roccia mai più, cara, più non potrai essere travolto dagli eventi della vita, dalle situazioni, perché davvero tu sei fermo sulla roccia. E questa è una posizione davvero che ci dà una forza, il grande in forza ci fa sentire davvero potenti, e quella potenza che noi del quale noi parliamo non è certo la potenza di cui parla il mondo, ma è di tutta un'altra potenza, che è la potenza dell'amore, quella della capacità di restare e di restare lì anche ad ogni cosa che accade, perché noi continuiamo ad essere quella luce del mondo che il Signore permetterà di illuminare questa terra, esattamente come ha fatto ai primi tempi. Allora, proprio che siamo ritornati agli amici, quindi per noi è quest'anno di maturità nella terra. Ci vogliamo prendere la responsabilità di affidare la nostra piccola, grande fede, che può essere, non è una questione di misura, ma è una questione di qualità. Di qualità della fede. Una fede che è capace di restare attaccata a Lui, guardando ogni cosa che si dice. Amen. Ti benedico per ognuno di questi fratelli, ti benedico per la loro vita e ti benedico per il coraggio che oggi stesso con il quale tu mi investi, con questo Spirito Santo che è un coraggio pieno per continuare ad essere la differenza in questo mondo nel nome di Gesù. Amen. Thank you.
a questo canto il Signore mi sono lasciato andare. Mi sono lasciato andare, il Signore ha cominciato proprio a entrare in questa dimensione con te, il Signore, e soprattutto con lo Spirito Santo. Grazie Signore Gesù, perché veramente questo è il tempo di cambiamento, Signore. Proprio lo sento anch'io, posso confermarlo, Signore. Perché attraverso, Signore, attraverso questo anello che tu hai dato ad ognuno di noi, proprio ci hai dato questa autorità di decidere noi stessi, di essere poco noi stessi per avere la nostra vita e di non permettere per nessuno di prendere possesso della nostra vita. Ti voglio ringraziare, Signore, lo devo benedire, perché mi viene in mente quel ragazzo che hanno fatto i film di Giorgi Mani di Forbice, no? Adesso non mi viene il titolo. E vedevo questo ragazzo con queste forbici che cominciava a fare dei cambiamenti, cominciava a costruire cose nuove su questi alberi, su questi fiori. E allora ti voglio ringraziare, Signore, lo devo benedire, perché anche noi stessi, attraverso questi doni che hai dato ognuno di noi, attraverso queste mani che noi possiamo fare veramente il cambiamento, ti vogliamo ringraziare, lodare e benedire, e prenderlo, Signore, proprio con autorità, tutto quello che tu stessi stai donando. Grazie, amen. Grazie, amen. Grazie, Gesù, voglio ringraziare, perché a te ore fatto le fede, non fa male, questo, la tua presenza è tutto creato. E poi mia figlia e suo marito sono andati in cucina, hanno fatto un giro così, e si sono trovati a un accordo domenica, che domenica c'erano questi scontri, no? Con l'esercito, la polizia, dovevano entrare nella metropolitana, sono andati quelli dell'esercito, hanno dato il gas, chiuso la metropolitana, hanno picchiato tutti quelli che c'erano dentro, ma sarà. Loro sono scappati, hanno preso un taxi, insomma, c'era stata l'autostrada tutta bloccata, un macello, dovevano andare a casa all'albergo, però si sono diretti subito all'aeroporto, perché ho detto prima che succede qualcosa. Sono entrati la mattina nell'aeroporto, l'hanno chiuso, hanno bloccato tutto, ho preso l'ultimo volo per tornare in Italia e sono tornati. Del Signore, no, sono qui questa sera sempre per ringraziare il Signore ogni giorno della mia vita, per ringraziarlo perché da quando l'ho conosciuto ha cambiato la mia vita, e c'è sempre in me il desiderio di farlo conoscere a più gente possibile, perché la vita diventa meravigliosa insieme al Padre, e veramente si entra nel regno e ogni giorno è pieno di benedizioni, di crescita, di scoperte nuove, non so come esprimere questo cammino, e quindi, come dicevamo prima, è meraviglioso poterlo estendere il più possibile, portando appunto la parola ogni giorno a tutti, e prego vorrei fare una preghiera, parlando prima con Angelo per il suo socio, perché sia accompagnato in cielo con tutti noi, con ogni benedizione. Grazie Padre, e ciao a tutti i fratelli e sorelle. Grazie Gesù, io già ho pianto l'ozio, quindi anche no. Ringrazio il Signore, come diceva lei, per tutto quello che ci ha dato e per quello che ci darà, e far conoscere Gesù a più gente possibile, anche se è difficile, si può parlare di tutto. Parlo proprio con le mie amiche, di cui una non si vuole sparare, e parlando di questo loro mi prendono in giro: già tu tanto sei a parte. Gli ho detto no, non è quello, possiamo parlare di tutto, qualsiasi cosa si parla di Gesù, purtroppo si lascia perdere, si vuole cambiare il discorso. Io continuo a insistere, continuo a parlare.
ci dona pace, ci dona capacità d'amore, ci dona di vivere il regno. E allora grazie Gesù perché hai condotto la nostra vita in modo che potessimo lasciarci incontrare da te, Signore. Magari in situazioni tragiche, ma è lì che ti abbiamo incontrato, Signore, è lì che è cambiata la nostra vita, perché insieme a te fa la differenza. Grazie. Amen. Grazie. Grazie. Ti lo dico, Padre, per Seconda Timoteo 3, versetto 14 a 16. Tu però rimani fermo, fedele alla verità che hai imparato e dalla quale sei pienamente convinto, convinto. Ricorda da chi l'hai imparata. Tu conosci la Sacra Bibbia già da quando eri bambino. Essa può darti la saggezza che conduce alla salvezza per mezzo della fede in Cristo Gesù. Tutto ciò che è scritto nella Bibbia è ispirato da Dio e quindi è utile per insegnare la verità. Grazie. Amen. Rimani fermo e stabile nella verità. Vedete, il Signore conferma. Benedetto tu sei, Santo, e gloria a te, Signore. Benedetto tu sei, Signore, grazie. E sento anche le parole, insisti in ogni situazione. Opportunità
Soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre moltitudine di
senza mormorare. Primo Pietro, capitolo 4, 8 e 9. Grazie Gesù. L'amore copre una moltitudine di peccati. Non tante cose che noi possiamo fare, ma praticare l'amore, lasciarci per passare da questo mondo. Io volevo in questo contesto, abbiamo parlato prima di un mondo, e vi porto la testimonianza di ormai un annetto fa, quando mi trovavo in Canada. Avevo conosciuto tantissimi ragazzi di Hong Kong, ragazzi della mia età tra l'altro, che pensate, erano i primi cristiani nelle famiglie ed erano solo loro i cristiani, i genitori no. Erano loro la prima generazione, diciamo, di cristiani in famiglia. E come sapete i cinesi si reputano buddisti, ma poi tutto sommato un po' lì. E mi ricordo questa ragazza. Aveva un nonno in ospedale, era stato ricoverato. Chiaramente potete immaginare, lei era in Canada e il nonno era a Hong Kong ricoverato in ospedale. Potete immaginare il suo stato d'animo, di essere lontana. E allora mi ricordo che una sera ci eravamo messi a pregare e avevamo chiesto una guarigione a questo nonno. Il nonno era in coma, praticamente gli avevano dato pochi giorni ormai. Ebbene, dopo 4-5 giorni, una settimana, sì, le arriva una telefonata, era il nonno, e il nonno le diceva: tua mamma mi ha detto che hai parlato con un tuo amico, si chiama Gesù. Non è che me, quando torni me ne parli? Me ne parli. Thank you.
tu aspetti di ascoltare la sua cuore che sia per te. Bene, che dobbiamo parlare, perché questo sai già cosa dobbiamo dire prima che la nostra mente manda l'impulso alla bocca di parlare, Signore. Allora, in questo buio alla fine ho accettato l'invito di questa mia
che mi ha aiutato ad accogliere la luce nel buio sia stata anche la preghiera di questa mia collega che per 2 anni pregava per la mia conversione. E, sì, nel momento in cui ho avuto veramente il desiderio, ho incontrato Gesù.
Yahweh ascolta Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore, amerai dunque il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. E secondo è questo, amerai il prossimo tuo come te stesso, non c'è altro comandamento più importante di questi. Marco 12, 23, no, 29, 31, grazie Gesù. Grazie Gesù perché con questa lettura ci confermi di abolire ogni idolo della nostra vita e di mettere al centro te in ogni circostanza. Non ci saranno soluzioni umane, non ci saranno le nostre forze a risolvere i problemi, ma solo tu c'hai. Mettiamo te al centro della nostra vita, della nostra esistenza. Ricordo bene quando qui tu hai detto basta e hai fatto saltare la luce e sei rimasto solo tu illuminato. E allora da questo momento noi diciamo basta ad ogni soluzione umana, perché tu ritorni al centro della nostra esistenza, l'esistenza dell'Italia, del mondo, basta. Non esiste nessuno se non Amen, amen. Per fede Mosè ha aperto le acque e io ti dico che per fede ti è quella montagna di spostarsi e buttarsi in mare. Grazie. Poco fa ero qui così, mi è caduto il microfono in mano e sto pensando a una cosa, non l'ho detta. Quindi forse voleva il Signore che te la dicessi, sto pensando semplicemente Gesù ti amo. Siate ansiosi e non temete. Non siate ansiosi e non temete.
Quando nella nostra vita c'è ansia e c'è timore, è perché tu, anziché porre fede in Dio, stai ponendo la tua fede in qualcos'altro. Amen. Non siamo ansiosi e non temiamo. Amen. Da oggi ti chiaro, signorita, io non sarò più ansiosa.
lì mi ha preso nella mia disperazione. Grandissimo Signore, grandissimo Pastore. Un applauso al Signore! Preannuncio anche un evento che avverrà qualche tempo più in là, ma per la prima volta che verrà a Novara
facciamo, Signore, che quando uno chiede da voi, se lo vuole rompere, lo può fare.